testimoni. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Remake Change Worlds nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di podcast destinati ad illustrare le regioni d'esistenza e detonazione delle Climate Change Worlds nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Climate Change Worlds, le guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo 2050. In questo episodio parleremo rapidamente del declino economico italiano, la crisi del 1992, del 2011 ed il suo incombente fisiologico epilogo. Nel link che trovate in descrizione di questo video c'è il rinvio ad una mia lunga bloggata di cui vi starò rapidamente a sintetizzarne i punti. In questo lungo post, che però cercherò di sintetizzare, ragionerò brevemente della storia economica della Repubblica Italiana per comprendere le banali ragioni del suo incombente e fisiologico epilogo. Nel 1950, finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia era ridotta in macerie a causa della guerra. In questo decennio la DC iniziò il processo di ricostruzione delle infrastrutture ed industrie italiane con gli aiuti americani del Piano Marshall. Politicamente la DC raggiunse i suoi risultati anche con l'aiuto marginale della scissione PSD-PSI. L'Italia repubblicana entrò nella NATO evitando che il PC la trasportasse dentro la cortina di ferro del Comecon Patto di Varsavia. Fu il periodo iniziale del processo europeo, nascita dell'Euratom, del MEC, tuttavia la spinta di De Gasperi per la CED, Comunità Europea di Difesa, non ebbe successo. La Gran Bretagna aveva ricordi imperiali. La Francia, dopo aver subito l'invasione nazista, voleva una propria difesa dotata di armi atomiche. La Germania era divisa in Repubblica Federale di Germania e DDR. La Spagna era sotto il regime franchista. Gli USA ed il Canada optarono per la NATO, un'associazione di stati nazionali coalizzati a difesa comune contro il patto di Varsavia, anche perché all'epoca l'Europa era ridotta in macerie. Mancava di tutto e la popolazione non avrebbe capito la presenza di imposte federali per la costruzione di armamenti ed arruolamenti nella CED. Per questa ragione gli USA lasciarono nell'Europa sino al 1991 una possente presenza militare che fu regolarmente osteggiata dai partiti politici di sinistra, come il PC, che prendeva denari dall'Unione Sovietica, per agevolare una possibile invasione sovietica ad ovest. I decenni del 1960 furono gli anni del boom economico, costruito sulla motorizzazione di massa in un mercato non saturo, con il forte volano delle infrastrutture di strade, autostrade, ponti, dighe, edilizia popolare, in un paese che era privo di moderne reti ed infrastrutture. Fu Mattei che, rompendo l'oligopolio delle sette sorelle, portò in Italia quell'energia necessaria ad alimentare il boom industriale italiano, in bassa inflazione, con cambio stabile. Il debito pubblico basso, alta occupazione. Il premio Nobel Natta invece gettò le basi per l'industria petrolchimica italiana. Il sistema delle decisioni pubbliche centrale e decentrato, che era stato ingegnerizzato costituzionalmente nella seconda parte della Costituzione del 1947, però già iniziava a mostrare le prime inefficienze, con scandali e corruzioni e governi fragili. I decenni del 1970 furono gli anni dell'alta inflazione, con tassi a due cifre, causata dagli shock petroliferi, dal deprezzamento della lira, che iniziò ad impedire agli italiani di consumare beni stranieri, troppo cari per essere acquistati, mentre si moltiplicarono le domeniche senza auto. L'industria motociclistica italiana collassò,
essendo troppo piccola ed incapace di competere con i brand giapponesi Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, eccetera. Le prime crisi Fiat per mercati saturi, licenziamenti e cassa integrazione per moltissimi operai, inserimento delle prime linee robotiche nella catena di montaggio in fabbrica. Debito pubblico durante il 1970 raddoppiò il suo peso, per lo più usando BOT a 3, 6, 12 mesi, portando la scadenza media del debito pubblico a poco meno di un anno. Il sanissimo rapporto debito-PIL del 1960, che era al 30%, si deteriorò al 65% nei decenni 1970. Il sistema delle decisioni pubbliche, che era stato costruito nella seconda parte della Costituzione del 1947, mostrò nei decenni del 1970 tutte le sue piene inefficienze, con scandali e corruzioni, governi balneari. Inoltre iniziarono a moltiplicarsi anche i livelli intermedi della pubblica amministrazione, con la nascita delle regioni, che però ancora erano enti amministrativi con scarsa autonomia. Il terrorismo nero e rosso furono uno strumento della strategia della tensione politica per mantenere l'Italia nella NATO, bloccando la crescita del PC, che mirava ad ottenere una rivoluzione che cambiasse l'ordine sociale, istituzionale, religioso in Italia, trasportando l'Italia nel Patto di Varsavia e nel Comecon, quindi nel blocco delle economie collettiviste. La DC, sostenuta dal voto cattolico e dalla Santa Sede, mantenne il potere. In Europa la NATO legò saldamente il blocco europeo occidentale in difesa dell'aggressivo blocco orientale del Patto di Varsavia. Il MEC prese a svilupparsi e fu subito chiara la necessità di approdare a un sistema di cambi fissi e semifissi. Il serpentone monetario e poi lo SME furono i due tentativi istituzionali. I decenni del 1980 furono senza ombra di dubbio l'inizio della crisi finanziaria italiana. Pentapartito, per resistere alla crescita del PC, ebbe ad imbarcare il PSI in maggioranza. Nei decenni a venire la leva del debito pubblico italiano passò dal 65% al 120% del PIL. Il problema del debito pubblico italiano nacque da questo decennio di sistematico ladrocinio delle locuste socialiste. La Heineken e la Montedison spesero più denari in avvocati per l'affare Enimont di quanto spesero in ricerca e sviluppo applicata. L'Olivetti entrò in crisi nonostante i molti appalti pubblici dell'informatizzazione della pubblica amministrazione italiana, in quanto Olivetti vendeva prodotti obsoleti ed incompatibili. Si spendeva circa il 5% del fatturato in ricerca e sviluppo applicata in Olivetti, quando nel settore informatico, nel mondo, gli investimenti in ricerca e sviluppo applicata erano del 15% sul fatturato. Durante questo decennio si cercò di applicare in Italia politiche di contenimento dell'inflazione, dato che durante gli anni 70 l'inflazione ebbe a raggiungere valori prossimi al 20% annui. Lo sperpero di risorse pubbliche dilapidate fu immane, in tangenti, opere incompiute e scandali politici che si rifletterono nella moltiplicazione di lavori finti e insostenibili, fondati su adempimenti esosi ed imposte e tasse sempre più crescenti, che servivano a finanziare un sistema delle decisioni pubbliche inefficiente, caotico, irrazionale, che produceva politiche inefficaci, accatastando debito in modo sistematico, essendo anche governato da politici stupidi e ladri che vessarono gli imprenditori e le famiglie. La sana filosofia contadina del 1960, che sapeva che era il risparmio e il motore degli investimenti, fu sostituita dal delirio partitocratico trasversale e keynesiano del debito come motore dell'economia. Nel 1989 il muro di Berlino cadde e nel 1991 l'URSS ebbe a dissolversi, trasformando nella CSI. Iniziarono una serie di flashpoint in Russia, tra rigurgiti comunisti e le molte etnie sparse dentro la CSI, che erano state soggiogate con violenza dall'URSS ed oggi erano desiderose di una propria libertà. In Jugoslavia detonò alle porte del progetto europeo una guerra civile jugoslava che durò molti anni, distruggendo e frammentando quello che un tempo era la nazione della Jugoslavia.
La crisi finanziaria del 1992. In poche parole, il progetto finanziario europeo dello SME fu aggredito dalla speculazione finanziaria. Italia e Gran Bretagna, i paesi europei con più alto debito PIL, consumarono la quasi totalità delle loro riserve valutarie per cercare di sostenere le proprie monete dentro la banda d'oscillazione fissa nello SME. Banca Italia alzò anche il tasso di interesse per proteggere la lira, causando problemi alle finanze, dato che la scadenza media del debito pubblico italiano era prossima ad un anno. Il rollover dei titoli pubblici ebbero quindi subito a deteriorare il costo medio del servizio del debito, mettendo in difficoltà le italiche casse pubbliche. La posizione dentro la banda stretta SME fu mantenuta fino a quando fu possibile. Poi l'Italia e Gran Bretagna decisero di prendere una banda più larga. Iniziò contestualmente il dramma di molte famiglie italiane che avevano contratto mutui in eco a tassi bassi, dovendoli poi ripagare in lire svalutate. Il progetto ECU prese politicamente a trasformarsi in euro. Ci fu una rincorsa dell'Italia a entrare nell'euro. Il rischio di un fallimento finanziario italiano, che all'epoca il debito pubblico italiano aveva una scadenza media prossima ad un anno, dato che poggiava quasi prevalentemente su botta 3, 6, 12 mesi. Sotto la pressione della speculazione internazionale fu chiaro a tutto il paese. Questo diede la forza di iniziare un lento processo di risanamento finanziario, che fu applicato solo perché lo Stato, nelle partecipazioni statali, aveva assets da poter privatizzare, abbassando parte del debito, applicando anche un necessario ricadenzamento del debito italiano usando CCT e BTP in scadenze più lunghe. In modo criminogeno, alcuni monopoli pubblici furono sostituiti da monopoli privati per amicizie politiche, facendo privatizzazioni discutibili come Autostrade, Telecom, Alfa Romeo. Le negoziazioni per l'entrata nell'euro dell'Italia furono dure. L'Italia tuttavia all'epoca fu aiutata dalla Francia. Questa all'epoca aveva un saldo commerciale negativo con la Germania, ormai in riunificazione, ma la Francia aveva un saldo commerciale attivo con l'Italia. L'Italia all'epoca aveva un saldo commerciale attivo con la Germania, ma un saldo passivo con la Francia. Per il gioco delle tre carte era interesse francese che l'Italia potesse entrare nell'euro da subito. Il cambio lira-euro fu fissato a 1936,27 lire, cioè un euro, valore molto alto ed oneroso per gli italiani, in quanto l'alto debito pubblico italiano rappresentava una quantità di assets che si sarebbero trasformati in denaro, svalutando la lira e causandone così un alto tasso di cambio euro-lira. All'epoca il risparmio italiano era ancora endemicamente positivo. Banca Italia convinse i partner europei, che con economie forti, che l'Italia non avrebbe esportato il proprio debito in Europa, ma bensì l'Italia avrebbe esportato risparmio nell'imminente futuro a causa delle politiche di risanamento. Istituzionalmente, quindi nell'anno dell'entrata dell'euro nel 2001, un anno, scusate, dall'entrata dell'euro nel 2001 fu varata a maggioranza la criminogena riforma del titolo quinto, che invece di snellire la sovrastruttura pubblica, sopprimendo enti intermedi e riducendo gli sterili costi di struttura, la sinistra, per inseguire i voti della Lega sul federalismo, finì per potenziare il caos normativo italiano, che era già alto in termini di diritto positivo. È infatti ormai endemica dal 2001 in Italia la moltiplicazione di adempimenti esosi con crescenti imposte e tasse necessarie a finanziare un sistema delle decisioni centrale e decentrato che è inefficiente, caotico, irrazionale e che produce politiche inefficaci, accatastando debito in modo sistematico, essendo anche governato da politici stupidi e ladri. Il risultato di tale modello istituzionale è una vessazione di famiglie e di imprese con imposte ed adempimenti. L'entrata della Cina nel WTO nel 2001 accentuò il declino economico italiano, che è causato dall'incapacità italiana a competere nella globalizzazione, trasformando un rischio in un'opportunità.
La struttura industriale italiana, infatti, è troppo piccola, è sistematicamente incapace di fare ricerca e sviluppo applicata e di produrre innovazioni di prodotto e di processo. Il mondo è troppo competitivo oggi e domani sarà anche peggio. Ormai non c'è più modo per riparare, scusate, a questo difetto, perché il declino non è più ristornabile e crescerà il suo impatto negativo in futuro. Anche osservando il panorama borsistico italiano, che non è rappresentativo del tessuto industriale italiano, che è in media dimensionalmente molto più piccolo, non ci sono stelle, ci sono cani che resteranno cani, o mucche che presto diventeranno cani. Imposte e tasse alte che servono a finanziare un sistema delle decisioni pubbliche inefficiente, caotico ed irrazionale, che produce politiche inefficaci accatastando debito in modo sistematico, essendo governato anche da politici stupidi e ladri, che vessano gli imprenditori e le famiglie. Non è il debito il motore primario di un'economia, ma bensì il risparmio. Inoltre c'è il vincolo endogeno ed esogeno dell'imprenditore, che non è mai stato superato, permettendo di abbandonare il modello del capitalismo familiare, nonostante da molti decenni sebbe il superamento della vetusta separazione tra banche ordinarie ed istituti di credito speciale, approdando al modello tedesco polifunzionale, che in Italia è stato devastato dalla politica russa e dalla concessione di crediti su merito politico e non economico. Il mancato superamento dei due vincoli imprenditoriali ha quindi impedito un sano sviluppo della borsa, ossia del canale diretto, per intermediare il risparmio, da sempre appunto considerato il parco buoi, concorrendo così ad interdire le innovazioni. Infatti in Italia i venture capitalist privati non sono mai esistiti. Poi c'è l'avversità al rischio di impresa degli imprenditori italiani. Su questo limite ovviamente c'è poco da fare. Queste sono le ragioni per cui il tessuto industriale italiano è in dissolvimento. Le aziende sono vendute, delocalizzate oppure finiscono per chiudere. La crisi del 2001. Mentre negli USA scoppiò la crisi dei subprime per coprire le perdite finanziarie sui toxic assets, furono venduti i titoli di Stato europei. L'euro, unica moneta di conto, non influiva sulla sostenibilità del debito. Ed era chiaro che il debito pubblico italiano non fosse più sostenibile. L'economia italiana andava male a causa della globalizzazione. Il deficit era alto e il debito continuava a crescere. Vi fu una massiccia vendita di titoli di Stato italiano. Solo l'azione della BCE, che operò sia sul mercato primario che secondario, riuscì a comprare tempo sedando la tempesta finanziaria dei debiti sovrani europei. Sia la riforma costituzionale mancata che fu varata dal centrodestra nel 2006, quanto la presunta riforma costituzionale renziana del 2016, nessuna di queste affrontava la riduzione del peso della sovrastruttura della pubblica amministrazione, centrale e decentrata, sopprimendo province, grandi aree metropolitane e regioni. Al contrario, il governo Renzi ebbe persino ad attivare le grandi aree metropolitane, che sino al 2015 erano rimasto parte incompiuta del delirio della riforma del 2001, e quindi nel 2015 avrebbero potuto essere chiuse facilmente e senza costi sociali. Ad oggi sono trascorsi 25 anni dalla prima crisi dei debiti sovrani dello SME nel 1992. Ad oggi sono trascorsi 6 anni e oltre dalla seconda crisi dei debiti sovrani del 2011. Oggi siamo nel 2019, il posto è precedente al 2019, quindi non sono 6 anni, il posto è del 2017, oggi siamo nel 2019, quindi sono passati 8 anni dalla crisi del 2011. Niente è stato fatto tranne continuare a far crescere il debito pubblico italiano, che ha raggiunto livelli stratosferici, specie in termini di debito aggregato e consolidato, ossia inglobando i debiti di regioni, grandi aree metropolitane, province, comuni, comunità montane, enti pubblici e partecipate a garanzia statale, con dati non noti al pubblico. Esportare laureati
ossia il miglior humus concettuale da cui potrebbero provenire innovazioni di prodotto e processo, per importare stranieri semi-analfabeti è una politica demografica criminogena. Continuare a praticare politiche di bilancio funzionale di tipo keynesiano che facciano correre il debito pubblico italiano permetteranno di rilanciare l'italico sistema economico? No, perché le premesse del paradigma keynesiano sono che le curve di domanda siano elastiche, le curve d'offerta siano rigide. Tuttavia, nel primo mondo, quanto in Italia, è da tempo che le curve di domanda sono rigide, in quanto i mercati sono saturi, e le curve d'offerta sono elastiche, in quanto anche gli artigiani e le piccole imprese sanno produrre con metodologie just in time. Aggiungere massicci quantitativi di consumatori semi-analfabeti a cui dare una casa popolare, un lavoro nel settore pubblico e una tessera di partito monocolore rilanceranno l'economia italiana? No, perché il declino economico italiano è causato dal dissolvimento del tessuto industriale e la presenza di nuovi consumatori, i cui bisogni saranno finanziati a debito, finiranno per prediligere beni stranieri, quindi facendo correre le ragioni di scambio dell'import senza creare valore aggiunto per l'Italia. Purtroppo la misericordia non è un fattore della produzione. Purtroppo la moltiplicazione dei pani e dei pesci non è un'innovazione di processo credibile. Sulla terra ed in economia le risorse sono sempre state scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti. Il PC e la sua intelligenza non ha saputo mai partorire niente di diverso dall'ideologia marxista, applicando i deliri di Lenin, il quale nel 1915 sentenziò che gli Stati Uniti d'Europa sarebbero stati impossibili da farsi, oppure, se mai ci fossero stati, sarebbero stati un regime capitalista e reazionario, e quindi ogni buon comunista avrebbe dovuto osteggiarne la nascita. Questa posizione leninista spiega ottimamente la realtà dei fatti del XX secolo e dei primi decenni del XXI secolo. Prodi, presidente della Commissione europea dal 17 settembre 1999 al 22 novembre 2004, tanto quanto il presidente del Consiglio europeo Renzi nel semestre europeo italiano 2016, non ebbero mai ad invocare gli Stati Uniti d'Europa, tantomeno provarono ad iniziarne un dibattito europeo, recuperando il vecchio pensiero de gasperiano della CED. Berlusconi non volle uno Stato federale europeo, né mai ne fece menzione, forse perché temeva il rischio che prima o poi sarebbero stati creati reati federali, essendo notoriamente sceso in politica, beh, per interessi personali. In Italia nessun partito politico ha intenzione di ripagare il debito pubblico italiano adempiendo al fiscal compact. Anzi, in questi ultimi anni, invece di affrontare il problema complesso del rientro del debito pubblico italiano, i partiti politici italiani, in particolar modo la sinistra, hanno perorato una politica demografica criminogena ed autolesionista dello svuota Africa per creare un problema ad hoc, che impedisse così di risolvere un precedente grosso problema, il rientro del debito pubblico italiano, perché, in modo banale, tutti gli attori politici italiani sono miopi e stupidi, focalizzati sul consenso elettorale di brevissimo periodo, disinteressati a fare la cosa giusta in relazione all'interesse nazionale, osservato in una visione prospettica di lungo periodo. Quindi, a me pare evidente che non è una questione di se, ma solo di quando ci sarà la prossima crisi finanziaria. Poco prima o poco dopo il 31 ottobre 2019, quindi con la scadenza del mandato di Draghi e l'avvento di un nuovo governatore della BCE, teutonico o filo teutonico, con l'inadempienza italiana sul fiscal compact, oppure con una caduta, scusate, di rating italiano sotto il livello BBB-, con un'uscita dall'euro,
oppure con la non soppressione di regioni, grandi aree metropolitane e province e l'avvento di un Senato federale delle regioni, e o mantenendo il federalismo finanziando la spesa pubblica con criterio storico, e o mantenendo il federalismo finanziando la spesa pubblica a costi veramente standard. In ogni caso ci sarà il contestuale botto termofinanziario italiano, che, osservato in una prospettiva storica, sarà solo un banale fisiologico epilogo.